Ben trovati amici radioascoltatori su On Air con il programma Interviste Storie in compagnia del vostro ben amato Antonio Diori. Oggi abbiamo ben due ospiti, giovanissimi tra l'altro, che si occupano di un campo che è in fermento, in ascensione, quello del videomaking, ma nel particolare, non solo, tra l'altro, nel particolare con l'utilizzo dei droni. Abbiamo qui Christian Zuin e Irene Coluccio direttamente con noi, che io ringrazio e a cui rivolgo un saluto. Saluto. Ciao ragazzi, grazie per essere con noi. Ciao, Grazie a grazie voi, ciao a tutti. Allora, come dicevamo, i nostri due giovanissimi ospiti si occupano di attività di riprese con drone, videomaking e non solo, anche marketing digitale per il turismo. Ma prima di cominciare questa intervista, riuscendo nei particolari, a me piace sempre lanciare qualche hashtag per i nostri invitati. Quelli che ho scelto per loro sono hashtag turismo, Monasterace, che è la loro cittadina di origine, hashtag droni e videomaking, e poi hashtag torneremo a viaggiare, perché questo è un augurio che facciamo a tutti quanti Che noi, spero soprattutto nell'ambito prima turistico, che possibile. purtroppo ne sta risentendo un po' tanto. Allora, ragazzi, cominciamo un po' di storia della vostra attività. Come avete cominciato? Come è partita questa idea? Beh, allora, il nostro progetto nasce sostanzialmente per promuovere e valorizzare il nostro territorio, quindi la Calabria in generale. Quindi parlo da calabrese in questo caso, ma anche da operatrice turistica, e quando dico che purtroppo spesso la Calabria viene percepita più come meta di passaggio, quando in realtà potrebbe essere tranquillamente all'altezza di tante altre regioni italiane. E in questo senso ovviamente ci ha fatto molto piacere la vittoria di Tropea come Borgo d'Italia 2021. Abbiamo seguito la trasmissione proprio in mood da finale di Mondiale di Calcio e ovviamente siamo stati molto felici nel momento della proclamazione. E quindi speriamo e crediamo che questo possa essere un segno non solo di ripartenza da questo periodo generale veramente difficile e delicato per tutti, ma anche proprio come rilancio dell'immagine della nostra terra, della nostra Calabria. Ed in questo ci teniamo a fare la nostra parte, anche tramite delle collaborazioni no profit con enti, associazioni pro loco, proprio perché crediamo che insieme si possa raggiungere l'obiettivo e che sia questo il modo migliore per farlo. E appunto abbiamo deciso di focalizzarci su questo ambito, perché chiaramente il drone è la nuova tecnologia e consente di catturare al meglio la bellezza del territorio. Ecco appunto droni che per alcuni sono ancora un po', per i più vecchi diciamo, sono ancora un po' un mistero, no? Questa relativamente nuova tecnologia. Parliamo un po' di loro e di tutti i vantaggi, no? Che hanno portato ad attività come la vostra. Diteci qualcosa. Sì, beh, allora il drone ormai è qualcosa di nuovo, ben avviato, ormai dal 2014, quando si sono affermate le accademie appunto di volo, di droni. C'è tutta una struttura dietro molto interessante in crescita. Appunto, è una tecnologia che sta toccando sempre di più molti, molti settori, non solo quello del turismo. La nostra scelta, appunto, è stata, venendo noi due dal turismo, da una traiettoria professionale all'interno del settore turistico, abbiamo visto come un'opportunità di, appunto, creare una nuova esperienza per chi sceglie la destinazione turistica, per chi sceglie il viaggio, per chi vuole saperne di più prima di affrontare le vacanze o qualsiasi altra esperienza di turismo, che sia culturale, che sia enogastronomica. E appunto il drone permette di inserire nuove prospettive e creare qualcosa di più vero, di più reale.
Quindi usciamo dal metodo di marketing, di promozione, da catalogo, da brochure, dove ci sono le foto ritoccate perfette, che poi magari non corrispondono mai a ciò che si trova in realtà, e si utilizza più appunto il video, che oltre a far vedere qualcosa quasi dal vivo, anche se sono delle registrazioni, però rende la percezione di ciò che sto scegliendo come futuro ospite, come futuro cliente, molto più reale. Quindi... Certo, diciamo che non è, in parole povere, sostanzialmente, diciamo che non è organizzato, no? Esatto. Non è qualcosa, diventa uno spettatore delle nostre vite, il drone della nostra quotidianità più fedele, no? Esatto, esatto. A parte che poi comunque c'è tutto un discorso di importanza di video nel visual marketing, tutti i dati che comunque fanno capire che il video sta diventando molto 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 importante, se non basilare, nella promozione turistica o di qualsiasi altro prodotto, e appunto dà quel tocco in più, dà quel valore aggiunto alla promozione. Certo. Ecco, io ci tengo a star facendo questa informazione, perché questa intervista finirà non solo in radio ma anche sul web, quindi è giusto che questa attività, quella dei droni, venga conosciuta maggiormente, che la vostra attività faccia da esempio anche ad altre. Tra l'altro, lasciatemi dire, è bellissimo che dei giovani abbiano come ambizione quella di valorizzare il proprio territorio in questo modo, perché poi c'è un po' questa cosa relativa, fantastica, del fatto che voi vi avvalete di un mezzo nuovo, futuristico comunque, però che corre in aiuto del vecchio, cioè per valorizzare la tradizione, quindi c'è un'integrazione tra le due cose ed è fantastico. Progetti per il futuro, adesso siamo un po' bloccati, il turismo è un po' bloccato e lo sappiamo. Esatto. Progetti, ragazzi, tra l'altro io vedo uno dei vostri pupilli, suppongo, lì sullo sfondo, sì, che attende con una delle vostre riprese, per tutti coloro che non possono vedere ma sono solo all'ascolto, c'è una delle riprese, immagino, di questi ragazzi. Diteci sì. Dei vostri progetti. Allora, per quanto riguarda i progetti, noi ci stiamo muovendo, siamo entrati in collaborazione con un servizio di informazione che agisce su Calabria e Sicilia, e al momento stiamo fornendo questi video settimanali in cui mostriamo le bellezze della Calabria, quindi questo è il progetto in corso. Ci stiamo proponendo a livello anche gratuito per collaborare in questa ripresa. Noi abbiamo detto, dimentichiamoci un attimo dell'aspetto puramente economico. Certo. C'è un valore molto più importante adesso da salvare, che è il turismo, e può essere anche un nuovo punto di inizio, un nuovo anno zero per quello che è il turismo in Calabria. Quindi lasciare da parte il business per dei principi, per dei valori più grandi, crediamo che sia alla base della nostra filosofia, e dovrebbe essere alla base della filosofia di molte azioni, di molte realtà, soprattutto in momenti difficili come questo, ragazzi, lasciatemelo dire, veramente ammirevole. Io sono contento, orgoglioso di prestare il mio mezzo, quello radiofonico, anche alla vostra causa. Facciamovi conoscere, ecco. Abbiamo sentito Christian Zuin, Irene Coluccio, di attività di riprese con drone, videomaking e marketing digitale per il turismo. Io, ragazzi, vado a far presenti i vostri social, sui quali i nostri telespettatori, ciao, radioascoltatori potranno, perché ormai sono entrato nella cosa del cinema, dei video, certo. Dicevo, i vostri social, il vostro Facebook Pro Tour Drone Media, che vediamo qui in sovraimpressione, e il vostro Instagram freelander_drone. Ragazzi, a me non resta che salutarvi, augurarvi tanta buona fortuna e ringraziarvi da parte di tutti noi per quello che state facendo. Spero che siate d'esempio anche per le altre regioni. Grazie, speriamo. Grazie ancora a voi. Grazie a voi. Noi rimaniamo qui con On Air sul programma Interviste e Storie per ascoltare altri interessantissimi racconti da ogni parte del nostro territorio nazionale. State sintonizzati, mi raccomando.